4 marzo 1981. Un altro cadavere è affiorato dalle acque limacciose del Tevere. Un altro assassinato che qualcuno voleva nascondere, ma che il fiume ha riportato a galla, alla sua foce, davanti all'isola sacra di Fiumicino. Il corpo nudo, quasi irriconoscibile, non ha ancora nome. La testa era fracassata, forse da colpi di pistola. Sulla pelle decine di tatuaggi. Un volto di donna, un serpente, una rosa, 5 punti a forma di stella, il distintivo della malavita e una frase: il vero bene della vita è la mamma. Eppure tutti questi segni non sono bastati a risalire con certezza all'identità dell'uomo. L'hanno trovato così, ieri pomeriggio, quasi a riva, laddove il Tevere entra nel mare. Quando la polizia ha visto il corpo, il giallo sembrava già risolto. Quel tipo di tatuaggi, quel fisico basso e tarchiato, tutto sembrava appartenere ad un boss della droga, sparito da un mese. Nicolino Selis, 29 anni, cognato di Tonino Leccese, ucciso a sua volta il 3 febbraio in un regolamento di conti. E per ore tutti ci hanno creduto. Ma a tarda sera, quando il curriculum di Selis era su tutte le scrivanie dei cronisti, la smentita è stata la sorella, vedova di Leccese, a negare categoricamente che il cadavere potesse appartenere a Nicolino Selis. Lui era abituato a tagliarsi con la lametta sulle braccia. L'ha fatto 1000 volte, dentro e fuori dal carcere, ha detto la donna alla polizia. Dovevano esserci segni, quindi. Invece non c'erano. Cognato del trafficante Tonino Leccese, giustiziato a 4 passi da casa sua, sotto gli occhi degli amici che affollavano un bar ritrovo a Casel Bruciato, Selis doveva incontrarsi con lui proprio quella sera per parlare di affari, insieme ad altre persone. Lo hanno dichiarato i suoi parenti alla polizia, denunciandone la scomparsa. Era esattamente il 5 febbraio, quando la sorella si è presentata alla questura dichiarando che Nicolino non lo vedevano da 2 giorni e che erano preoccupati dopo quanto era successo a Tonino. Da allora, ed è passato un mese, di Selis la polizia non ha trovato nessuna traccia. Certo, se anche non si trattasse del corpo di Selis, il trafficante di eroina non deve essere scomparso casualmente. Molti avevano temuto, dopo quella del cognato, anche la sua esecuzione. Nicolino non l'avrebbe fatta passare liscia agli assassini di Tonino. L'hanno ammazzato prima che potesse vendicarsi. Così commentavano ieri gli amici dei due boss. Selis, da anni, era conosciuto dalla polizia e carabinieri come trafficante di eroina. I reati del codice hanno riempito la sua scheda segnaletica dai primi furti all'evasione di Regina Celi del 75, insieme ad altri 12 detenuti, ai sospetti sulla sua partecipazione ad un altro regolamento di conti nell'agosto 78, quando venne ucciso il proprietario di una boutique di Ostia, Sergio Carozzi. Nicolino Selis, lo scorso anno, durante la detenzione, chiese e ottenne di essere visitato da alcuni psichiatri che lo ritennero infermo di mente. Per questo motivo fu mandato, per un periodo di tempo, nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino, per accertamenti. Verso la metà di gennaio ottenne un permesso. Doveva rientrare il 31, ma nessuno l'aveva più visto. Settembre 1976. Mancavano pochi minuti alle 13, quando 3 banditi sono entrati nell'ufficio postale di via Diego Angeli 172, al Tiburtino, arrivati a bordo di una 125 con targa straniera. Erano armati di pistole e di un fucile a canne mozze. Nessuno dei presenti ha tentato di contrastare l'azione dei banditi. Sembrava un colpo ben riuscito. Ma proprio mentre stavano abbandonando l'ufficio, i banditi sono stati notati da 2 agenti di pubblica sicurezza che si trovavano a bordo di una volante. I 3 rapinatori hanno giocato il tutto per tutto. Mentre gli agenti scendevano precipitosamente dalle loro macchine, uno ha lanciato in aria una mazzetta di banconote nella speranza di distrarre gli inseguitori.
o di indurre qualche passante a intralciare i movimenti. Lo scontro fra i banditi e i poliziotti è avvenuto proprio davanti all'ingresso dell'ufficio postale, sotto gli occhi di decine di persone terrorizzate. I banditi hanno sparato cercando di raggiungere una 125 che li attendeva poco lontano, con un complice al volante. Gli agenti hanno risposto prontamente al fuoco e uno dei rapinatori è stato ferito ma ha continuato a correre. Nonostante tutto, i tre sono riusciti a salire sulla macchina che si è allontanata, seguita dalla volante, dalla quale partivano intanto le richieste di intervento per le altre macchine in servizio nella zona. Dall'auto dei banditi continuavano intanto a partire colpi di pistola. Dopo una drammatica gincana lungo la via Tiburtina, l'inseguimento si è concluso all'angolo di via dei Monti Tiburtini con via Filippo Fiorentini. Un colpo ha raggiunto un copertone dell'auto dei rapinatori, che ha cominciato a sbandare paurosamente. Uno dei banditi è riuscito a fuggire, ma gli altri due sono stati arrestati. Si tratta di Antonio Leccese, 21 anni, e Giuliano Di Biasi, 22, abitanti in via Peperino 15 a Pietralata. Quest'ultimo è rimasto ferito gravemente alla regione lombare. In serata è stato ricoverato all'ospedale San Filippo Neri. I medici temono che il giovane possa rimanere paralizzato. 7 febbraio 1977. Due pericolosi criminali sono evasi questa mattina, poco prima delle 6, mentre altri due sono stati bloccati dagli agenti di custodia prima che riuscissero a raggiungere il muro di cinta. Uno degli evasi è un assassino, Claudio Laneve, 22 anni. L'altro è Antonio Leccese, anche lui 22 anni, in attesa di giudizio per rapina. La fuga è stata così ricostruita. I quattro detenuti, alloggiati tutti insieme in una cella al secondo piano, sono riusciti a segare le sbarre e con una corda, formata dalle lenzuola tagliate a strisce e arrotolate, si sono calati nel cortile. Approfittando della fittissima nebbia che c'era questa mattina sulla zona, i quattro si sono diretti verso il muro di cinta. Soltanto due però, la neve e Leccese, sono riusciti a scavalcarlo. Il giorno dopo, Claudio Laneve e Antonio Leccese, i due detenuti evasi ieri dal carcere romano di Rebibbia, sono stati acciuffati stamattina verso le 5 nell'abitazione di Mary Paolini, una ragazza di 25 anni legata al Leccese. Quando i poliziotti hanno bussato alla porta, i due evasi hanno tentato di fuggire dalla finestra, ma appena si sono affacciati hanno desistito. Si sono accorti che non avevano scampo perché l'intero palazzo era circondato da agenti con il mitra spianato. Allora hanno porto pacificamente i polsi alle manette. Con loro è finita dentro anche la donna. Antonio Leccese, 22 anni, è una vecchia conoscenza della polizia. In questura hanno messo insieme su di lui un voluminoso dossier in cui compare l'elenco di un vasto campionario di rapine, scippi, assalti a mano armata. Un giovane è stato assassinato ieri a Collatino. La vittima, Antonio Leccese, di 26 anni, era sorvegliato speciale. Tre giovani, a bordo di una moto Kawasaki, lo hanno atteso mentre scendeva da casa sua, in via Balsamo Crivelli 24. Leccese ha avviato il motore della sua A112, risultata intestata alla moglie Anna Felis, e ha sentito una detonazione. Ha intuito l'agguato e si è gettato a terra, dallo sportello accanto alla guida. Si è rialzato e si è messo a correre verso piazza Balsamo Crivelli, inseguito da due dei tre giovani armati di pistole. Ha urlato, si è riparato dietro un'auto in sosta, ma i killer lo hanno raggiunto e gli hanno esploso contro tre colpi. Altri due gli sono stati sparati quando era già steso a terra, rantolante. La moto, con i tre a bordo, si è allontanata subito verso via Diego Angeli. L'arma usata è un revolver calibro 38 Special. I primi soccorritori hanno creduto che Antonio Leccese potesse salvarsi. Nell'ambulanza parlava, si lamentava ed imprecava contro la sua sorte. È spirato al policlinico, a 12 minuti dal suo arrivo, mentre i medici stavano preparando la sala operatoria. Il passato di Antonio Leccese è denso di incriminazioni pesanti, un vero e proprio curriculum di reati. Nato a Sessa Aurunca, trasferitosi a Roma, comincia l'adolescenza con una catena di furti, poi tornerà in carcere per rapina, poi ancora per tentato omicidio, ricettazioni, detenzione di armi, fra cui anche pistole da guerra. Dopo una serie di assoluzioni per insufficienza di prove, fu assegnato a soggiorno obbligato a Pistoia e poi a Matera,
ma riuscì, grazie ai suoi avvocati, a tornare a Roma, dove la squadra mobile aveva ottenuto per lui la proroga della sorveglianza di pubblica sicurezza, ritenendolo sicuramente al servizio di un giro di boss che controllano nella capitale il traffico all'ingrosso della cocaina e dell'eroina. Per la sua uccisione si cercano infatti mandanti e killer legati all'ambiente della droga. A proposito della morte di Leccese e a proposito della morte di De Peris. Di? De Peris. Di Selis. Selis. Cosa ci può riferire? Sulla morte di Selis? E di Leccese. E di Leccese. Su Selis chi ha partecipato? Come è avvenuto? Tutto quello che lei ricorda. Selis era diventato, come si suol dire, un gargarozzone, uno di quelli che non si accontentava mai, uno di quelli che faceva il quattro all'otto, nel senso, a noi ci diceva Lucioli è tanto cattivo, poi invece lui con Lucioli ci guadagnava i soldi, insomma, voglio dire, era diventato insopportabile, su atteggiamenti capeschi, una volta che diceva di ammazzare Brucati non si capiva perché, una volta chiedeva una determinata somma non si capiva perché. Era poi soso, sia nelle richieste finanziarie e non. Ed era nato questo contrasto, soprattutto tra Mancone, Libero Mancone, che era il referente di Selis in quel di Ostia Cilia, e il Selis stesso, con il Toscano pure, con l'Abbadino, ma soprattutto con il Mancone. E quindi era stato deciso di ucciderlo, perché ormai era diventato. E Toscano e Abbadino presero un appuntamento con lui, andarono a casa sua, insomma, gli fecero un bel lavoretto, lui si convinse a venire all'appuntamento da Mancone per chiarire, e in quella casa... Aspetti, allora, quell'appuntamento, prendono un appuntamento? Sì, prese un appuntamento in... Dove? La piramide, qualcosa simile, insomma, vabbè, in un posto, io non lo so, se poi a me mi dicono la piramide, sono un'altra parte, e lì ad attendolo c'era con la figli Toscano e Abbadino, lo portarono in villa dove ci trovavamo io, Mancone, e casualmente ci si è venuto a trovare uno dei fratelli Carnovale, che se la memoria non mi inganna dovrebbe essere Vittorio. È entrato Selis, fatto ci siamo scambiati due battutine, Abbadino ha tirato fuori da un cioccolatino, da una scatola di cioccolatino, una pistola 22 silenziata, e gli ha sparato in testa. Poi, dopo di questo, sono entrati, che erano a tendere fuori, Abbadino, sono entrati a Bruciati, De Pedis, Pernasetti e Paradiso. Io, siccome Leccese era riuscito, era andato via, non era caduto nel tranello, bisognava eliminarlo, io, Toscano, Abbruciati e De Pedis ci siamo allontanati, io e Toscano con... Dopo la morte di Selis, appena fatto, insomma, abbiamo deciso che dovevamo ammazzare Leccese, perché sennò avrebbe detto chi aveva gli appuntamenti, insomma avrebbe confermato degli appuntamenti. Allora ci siamo recati immediatamente dopo l'omicidio Leccese, io, ripeto, io Abbruciati, De Pedis, Toscano, nei pressi della casa di Leccese, io e Toscano siamo andati con la 112 di Mancone, e Abbruciati e De Pedis con una moto. Arrivati sul posto, prima l'avevamo intercettato, sapevamo che firmava Leccese, eravamo in caserma, l'avevamo intercettato per strada, ci è riuscito a sfuggire, io conoscevo la casa, e siamo andati a postarci lì. Toscano se n'è andato immediatamente, e sul posto siamo rimasti io, Abbruciati e De Pedis. Il Leccese è arrivato, e mentre chiudeva lo sportello della macchina, io mi sono avvicinato e ho sparato i primi due colpi. Poi è uscito nell'immediatezza, Abbruciati gliela sparate delle altre, e nel frattempo De Pedis con la moto faceva un giro da dove si era appostato, ci raccoglieva, ci recavamo a casa di mia madre che abitava nei pressi a San Basilio, eseguito l'omicidio Leccese, ci siamo recati a casa di mia madre, e siccome noi dovevamo rientrare alla Garbatella
per abbruciati era un rischio portarsi le pistole dietro. Allora io ho caricato e lui voleva darla a mio fratello Giancarlo, lasciarla a casa di mia madre. Io ero contrario, ma che se abbiamo ammazzato una persona e lasciamo... Vabbè, lui ha detto che la mattina saremmo andati a riprendere. Allora io ho detto a mio fratello, se gentilmente me le custodiva, se la mattina presto non saremmo andati a ritirarle, lui non sapeva cosa avevamo fatto, allora lui poteva andarla a buttare. E così ha fatto, e so che l'ha buttata in un fiume dalle parti del quartiere San Basilio, che è al Tevere, nel Tevere. E il corpo di Felix che fine ha fatto? Alla buca abbiamo provveduto, state le paraggi dei parti di Ostia, di Acilia, abbiamo provveduto io e Mancone. Alla sepoltura credo che sia andato il Mancone stesso. Comunque la buca l'abbiamo fatta io e Manconi. Se ben ricordo, a Battino parte da un momento diverso per quanto concerne l'inflazione leccese. La fa partire nel momento dell'appuntamento, quando Seris si lega alla fila di Roma accompagnato da Seris. No, io avevo degli avvocati abilissimi e sono riuscito a dimostrare che io non c'ho il senso, c'avevo il dono dell'ubicazione, no? Io siete partiti dalla casa di Mancone? Sì, no, vado, io ho fatto l'omicidio Felis e ho ucciso le cese. Io so dove sono le pistole, domani volete fare sopra l'uomo. Dovrebbe essere più preciso per quanto riguarda la posizione Pernasetti e per quanto riguarda la posizione Paradisi, in relazione... No, Pernasetti, abbruciati, De Petis e Paradisi sono entrati dentro la villa di Mancone a cose fatte. Sì, ma dove stavano prima? Non lo so, certamente non stavano a fare l'omicidio leccese, questo è chiaro. Io non quindi so. Sono intervenuti quando il fatto era già avvenuto. Quando tant'è che ha bruciato. Ma lui sapeva che stavano nella zona? Sì, tant'è che ha bruciati al solito suo, siccome era uno che non si fidava di nessuno, ha ragione, perché aveva subito tanti tradimenti in vita sua, entrarono in villa con le pistole in mano. Sì, ma io vorrei sapere se queste persone sapevano del progetto eliminazione Senis. Certo, signor Presidente. Perché certo? Certo, perché Senis, una delle cause che ha scatenato l'omicidio Senis è stato pure il fatto che lui ci aveva chiesto all'interno del carcere di uccidere abbruciati. Sì, di uccidere abbruciati. Ma che aspetti, poi farà tutte le domande. Ma perché Paradisi e Pernasetti erano collegati ad abbruciati? Certo. Ecco, ci dica perché erano collegati. Erano niente di tutto. Si chiama del testaccio.